Siamo con Andrea Iannelli, Investment Director per il settore obbligazionario di Fidelity. Dottor Iannelli, qui a Consulenza 2018 si è parlato anche di reddito fisso e delle prospettive del reddito fisso. Per i prossimi mesi cosa possiamo aspettarci? L'inizio dell'anno è stato un anno all'insegna della volatilità. Abbiamo visto un mercato che sta riprezzando l'attività delle banche centrali e sta cominciando a apprezzare dei rendimenti più elevati su tutto quello che è il mercato del reddito fisso. Guardando avanti, ci aspettiamo che questa volatilità molto probabilmente continuerà e questo richiederà comunque una certa attenzione, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto della duration, del rischio tasso nei propri portafogli. Detto ciò, la necessità di avere un rendimento, particolarmente per gli investitori europei che sui loro depositi avranno tassi a zero per ancora tanto tempo, rimarrà un driver molto importante dei flussi verso le opportunità del reddito fisso, soprattutto sull'investment grade, con la yield che forse oggi rimane ancora un pochino caro. Ecco, quali sono le vostre strategie sul mercato italiano dal punto di vista dell'offerta in questo momento? Dunque, noi oggi miriamo ad offrire ad un investitore che ha della liquidità, su cui riceve poco o nulla, una soluzione investment grade, quindi di qualità, con una duration limitata ai 3 anni e che offre un rendimento interessante. Il Global Short Duration Income Fund è una soluzione in questo senso, che mira a distribuire un rendimento in euro dopo hedging al netto delle fees intorno all'1%, quindi sicuramente un'opportunità attraente per l'investitore italiano oggi. Grazie, dottor Iannelli. Grazie a voi.